Buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro video. Oggi iniziamo un pochino diversamente. Sabato mattina non c'è nessuno sulla Diagonal finalmente. Stamattina facciamo due cose. La prima, andiamo a prenderci un caffè che ci serve per svegliarci. La seconda, andiamo forse a comprare delle scarpe se troviamo aperto il negozio. Ma andiamo prima a farci un caffè. Ragazzi, ci siamo, il posto preferito a Barcellona, Buenas Migas. Ci facciamo un bel flat white, che è una sorta di cappuccino ma con pochissimo latte. Chiedo comunque del latte scremato per stare attento a quelle calorie. Ormai queste sono tutte cose che faccio sempre. Sammy, vuoi qualcosa te? Flat white pure tu? Dica, latte di soia. Sono un americano. Ci ha chiesto se stavamo in vacanza ed è quello che ci chiedono dappertutto. Tipo, la risposta è è una sorta di vacanza, ma stiamo lavorando. Bene, caffè acquired, questo è il tuo Sammy. Grazie bro. Let's go. Gracias. Ciao. Troppo divertente. Raga, quando entri con questa telecamera che è molto vistosa, mega setup. Sarà più che curioso. Lei era tipo, vediamo un po'. Buono? Flat white è buono. È tipo un cappuccino ma con molto più caffè. Good. Adesso andiamo, continuiamo qui in avanti. Ok ragazzi, allora in teoria ci sta un posto carino per le scarpe che si chiama Casas e su Google dice che è aperto. Però noi stiamo camminando in giro e tutti i negozi sono chiusi. Magari questo è aperto, magari no. Una cosa è sicura ed è quella che devo cambiare queste cavolo di scarpe che letteralmente sono superga, che ho da 2 anni. Tutti mi prendono in giro, quindi mi sa che dobbiamo andare a trovarne delle altre. Ah, e poi se rimanete fino a tipo metà video facciamo un piccolo giveaway per altre scarpe, quindi restate connessi. Ok ragazzi, ci fermiamo proprio davanti a una Ferrari. Purtroppo è chiuso pure il negozio di scarpe. No. Strano, perché durante la settimana mi sembravano aperti, noi siamo passati. Poi cavolo, questo accanto è aperto. E vabbè, mi sa che mi dovrò tenere le mie superghe amate. Se torno a casa, intanto ci siamo goduti il caffè, abbiamo fatto un po' di passi, dai. Yeah! Vedi dalle chiavi. Uno. Che palle, bro, volevo veramente comprarmi quelle scarpe. Sei don. E ora di farci il pranzo, pranzo easy, ok? Lo sapete, mi seguite da un po', il pranzo easy, la cena è quella in cui cucino. Stavolta il grandissimo Sam è andato a prenderci un po' di tacchino. Non è il massimo mangiarsi gli affettati, però io più o meno 1 o 2 volte a settimana li mangio. Un po' di parmigiano e abbiamo letteralmente il riso che ci mette 1 minuto da fare nel microonde. E bomba, ci siamo già, ci ho messo 3 secondi. Proteine, carbo, grassi e poi come micronutrienti ci andiamo ad aggiungere la mia insalata preferita, Brotes Canonicos. Poi come dessert, per aumentare l'apporto proteico del pasto, ci aggiungerò 15 grammi di proteine da questo yogurt YoPro al gusto mirtillo. Sono arrivati un botto di pacchi, quindi apriamoli insieme. Allora, ho 2 mega pacchi, questi dovrebbero essere di Food Spring. Ammazza quante cose. Abbiamo protein cookie chocolate chip, protein cookie gusto white chocolate and almond. Questi ancora non li ho provati, sono curioso. Finalmente, le aspettavo da tantissimo, le mie proteine whey preferite, queste qua al cocco croccante. E per ultimo, questi sono 2 scatole delle nuove vegan protein bar extra layer. Foodspring non ne parlo abbastanza, ma sono molto molto carini, mi inviano sempre un sacco di cose e a me i prodotti di qualità mi piacciono tantissimo, mi trovo benissimo. E niente, questi erano i pacchi. E poi ho pure ordinato qualcosa da Mike, mi ero preso delle scarpe per rimpiazzare le mie superga attuali che tipo ho da tipo 2 anni e sono completamente distrutte. Avevo trovate queste che sono una bomba, guardate un po', e tipo sono in realtà per il calcetto e speravo che sarebbero state diciamo comode abbastanza, invece hanno una suola durissima. E in più ho preso una taglia 44, che io porto 44, purtroppo mi stanno piccole, like parecchio piccole. Quindi devo vedere cosa fare con queste, magari le invio a uno di voi, può interessare? Famo un free giveaway, se commentate scarpe Nike qua sotto magari ve le invio a uno di voi. E niente, questo è tutto. E già che ci siamo vi faccio vedere i prodotti che mi sono arrivati anche da NatureChem. Col mio codice in questo momento, solamente per gennaio, potete provare i prodotti con il 40% di sconto, il 41% mi sembra. Quindi se siete interessati adesso un momento perfetto per farlo. Abbiamo il solito 5 HTP, questo olio di CBD al 40%, e vi bastano 3-4 gocce di questa la sera per rilassarvi. Lo sto facendo un paio di volte a settimana, mi aiuta a dormire meglio e veramente mi piace un sacco la sensazione. E di molto molto importante vi volevo anche parlare del lancio che faremo con Kaiser. Abbiamo finalmente
la data ufficiale di lancio, che è il 14 febbraio. Quindi mettetevi il promemoria, segnatevi la data, il 14 febbraio, che è domenica, San Valentino, alle 11 di mattina, quindi potete dormire tranquillamente, poi vi svegliate alle 11, ci sarà il lancio. Kaizen Atletica sarà live con 8 nuovi pezzi, e questa settimana, diciamo, è stata la settimana senza così tanto lavoro, ma dalla prossima devo iniziare, ci arriva la produzione e partiamo con tutto il hype del marketing. Ho creato un comms plan, che è praticamente un calendario della comunicazione, così che qua, magari alcuni di voi interessa, così che noi inizieremo in questa data, il 25 gennaio, a hype un pochino anche su Instagram. Ho messo la preparazione delle storie di Instagram, dei post, delle newsletter. Qua in viola vedete praticamente quando annunceranno i nostri ambassador. E so che alcuni di voi non interessa, però tutto questo, il comms plan, è importante per allineare, secondo me, la visione di tutti i vari pezzi che devono essere messi insieme per fare un lancio di successo, che uno pensa che è semplicissimo, ma sono centinaia di prodotti, centinaia di spedizioni, la logistica. Diciamo che se c'è un piccolo errore, anche se sembra innocuo, potrebbe alla fine impattare un sacco di persone, quindi dobbiamo veramente essere attenti. E il messaggio che diamo con Kaizen deve essere tutto allineato, quindi secondo me era molto importante fare questo calendario. E poi un'altra piccola cosa che ho fatto è che, dato che andremo a fare, aspettate che cerco l'email, dato che andremo a fare anche un photoshoot professionale, ho dovuto trovare il, diciamo, il backdrop, sapete, quello che mettete dietro dalle foto. Per ora ho preso due colori, navy blue, l'altro che è un colore più sul grigio scuro, vedremo come va, ma dovrebbe essere molto carino. Dobbiamo stare attenti al colore, perché alla fine vogliamo che comunque risaltino i colori del nostro abbigliamento senza essere troppo accesi, quindi dobbiamo un attimino fare qualche prova, ma ci tenevo solamente a dirlo. Queste sono un po' cose behind the scenes, un po' di business, è la verità di quello che faccio io nella giornata, sto sempre al computer a pensare a queste cose e è quello che mi piace fare, quindi se mi vedrete che parlerò un po' più di questo sul canale, spero che vi possa solamente piacere e che possa essere utile in caso alcuni di voi vogliono fare la stessa cosa. Ho appena finito il mio allenamento giornaliero. Purtroppo nell'ultimo periodo io veramente speravo che avrebbero riaperto le palestre qua a Barcellona, perché avevano chiuso per 10 giorni, ma l'avevano anche fatto a dicembre e poi avevano riaperto. Quindi fino alla settimana scorsa ci speravo, invece è appunto da questa settimana che ho deciso di prendere seriamente gli allenamenti a casa e ho proprio stirato giù un nuovo programma di allenamento per me, in rotazione, sempre full body, però con due giornate distinte in A e B. E faccio praticamente A e B in rotazione, quindi a giorni alterni. Oggi ho fatto la seduta B, che era un pochino più di enfasi sulle spalle, deltoide anteriore, deltoide laterale, deltoide posteriore, come potevo. Detto ciò, ho deciso che in questa fase non sto puntando veramente alla crescita muscolare, ma più al mantenimento, proprio perché sto facendo letteralmente a corpo libero, senza attrezzatura, se non appunto inventandomi degli esercizi come appunto riempiendo i vasi e queste cose qua. E quindi lo accetto. Invece di disperare, lo accetto e faccio la cosiddetta primer phase, ovvero faccio una fase in cui voglio riabituare il mio corpo allo stimolo del volume, quindi faccio very low volume, basso volume, primer phase, oppure detta resensitization phase, e ci gioco a mio favore. È come se fosse una fase che fanno anche tantissimi bodybuilder di più alto livello, tantissimi sportivi, che dopo un periodo in cui ti alleni molto molto intensamente, come avevo fatto anche a Marbella, in cui letteralmente mi allenavo ogni giorno in full body, adesso la primer phase è fatta proprio per riabbassare, diciamo, il threshold minimo di volume, riabbassare tutto il MAV, e quindi ho detto, perché no, dato che sto a casa, la voglia di allenarsi è comunque minore, perché no fare coincidere questa primer phase con questo allenamento a casa. Non vuol dire che non mi spingo, vado a cedimento, a volte ripetuto anche con la tecnica dei my reps, ma diciamo, per quanto riguarda il volume, faccio solamente 2-3 serie per esercizio, quindi il volume settimanale è abbastanza basso. Devo dire che generalmente non è ovviamente come andare in palestra, però a casa letteralmente, se uno sa come impostare le variabili correttamente, letteralmente ti puoi allenare molto efficacemente per qualsiasi tipo di obiettivo. Infatti sia io che i clienti, che sono sicuro alcuni di voi, lo state facendo, e su questo complimenti. Sono indeciso se condividere completamente il mio foglio di allenamento a casa, se lo volete fatemelo sapere qua nei commenti. Felice, ora mi faccio un po' di protein post workout.
Yeah. E ragazzi, ci siamo docciati e stiamo preparando la cena. Mi sto creando su una bowl. Ho preso questo, sono ordinato in delivery un burrito però sfuso, quindi c'è un po' di riso, pico de gallo, pomodoro, carne, ho preso carnitas, ho preso anche questo beef, però mi faccio mezza porzione così che non esagero e me lo tengo anche per domani o a pranzo o a cena. Quindi sì, vi faccio vedere l'impasto post workout. Abbiamo i soliti brotes canonico. Poi qua dentro è praticamente il burrito sfuso, quindi è un po' di riso, un po' di fagioli, pico de gallo, un pochino di cipolle e poi carne che è sia steak che questo carnitas. Ah, e mi dimenticavo anche questo guacamole, anche se non me lo faccio tutto, mi faccio semplicemente magari uno o due forchettate di questo. Non ci hai pensato, eh? Ragazzi, mentre mi mangio la mia cena, volevo parlare di quello che è uno dei miei problemi più grandi, e magari alcuni di voi hanno un problema simile, potete relate, ed è quello che a me piace sempre avere qualcosa tra le mani, anche inconsciamente, senza pensarci. Mi piace avere più obiettivi e avere più cose da fare rispetto a meno cose da fare. E tipo con Kaizen questa settimana è letteralmente l'unica settimana degli ultimi 4 mesi in cui non avevamo niente da fare se non aspettare la produzione, e io comunque questa cosa quasi mi stressa, che non, quasi non ha senso, perché dici ok, sei stressato perché hai tantissime cose da fare, non perché non hai abbastanza cose da fare. Invece a me mi sento che tipo se non ho cose da fare non sto dando abbastanza di me, ed è una cosa che veramente faccio difficoltà a accettare. Invece devo lavorarci, perché devo accettare che a volte non ci sarà sempre bisogno che io mi faccia il culo tipo sempre ogni giorno e lavoro 10 ore al giorno. Diciamo che va un po' a fasi il lavoro, a volte di più, a volte di meno, e devo semplicemente, quando è di meno, accettare che è di meno e godermi il fatto che non c'è niente da fare. Però questo è un problema che faccio spesso, vero Sammy? Eh sì, però penso anche che, cioè, in termini di produttività e mentalità è da vincente, non per, ecco, per beccarti il culo, però tipo penso che comunque se vogliamo progredire nella vita e avere obiettivi e conquistarli e farli, dobbiamo avere una mentalità dove se è una settimana che non stiamo facendo niente ti senti un po' in colpa, perché è chiaro che ogni settimana, ogni giorno dobbiamo lavorare per quello che vogliamo, no? Yeah. Quindi in quel senso non ti do colpa. Yeah. Completamente, cioè. Però è una cosa che tipo devo imparare ad accettare di più, perché sì, ma tu sei è solo una settimana, no? Cioè, ci stiamo lavorando a 4 mesi, dalla prossima inizierà il grind period. Esatto. È solo che forse sono così abituato al grind period. Sì, quando non ce l'abbiamo è un po' strano, è vero. Tipo stai un po' con le mani così e dici, non puoi, è fuori dal controllo, quindi stai solo aspettando, il resto stiamo solo aspettando. Esatto. Sì, we're waiting, è quello, sì, siamo poi una settimana di limbo dove stiamo aspettando. Stiamo aspettando che arrivi la produzione, e quindi non possiamo fare le foto, non possiamo preparare i pacchi, non possiamo fare niente, sì. Però abbiamo già fatto tutto fino a questo punto, quindi un po'... Questo è uno dei miei problemi. Fatemi sapere se anche voi avete una cosa simile con lo studio oppure al lavoro o che so io, non so cos'è. Però ci tenevo a condividerlo. Io vi apprezzo un sacco se siete arrivati alla fine, veramente siete i veri supporter e vi apprezzo tantissimo. Come sempre ve lo ripeto sempre, ma lo sapete, non sarei qua senza di voi. Lasciateci un like, lasciate un commento se vi va. Vi ringrazio di tutto il supporto e noi ci vediamo nel prossimo video. Come on.